Dunque, l'iniziativa di oggi, è un po' dal via quel percorso che era già stato iniziato durante lo scorso incontro di novembre, nell'ambito del 70° di Ance Bergamo, nel convegno Renaissance, dove avevo preso personalmente un impegno di avviare una task force che permettesse appunto di avvicinare investitori nazionali e internazionali al nostro territorio, creare delle partnership pubblico-privato e potenziare il collegamento, il dialogo tra istituzioni e territori. L'incontro di oggi va proprio in questa direzione, quindi abbiamo invitato le istituzioni, viene presentata le istituzioni del nostro territorio, a partire anche da Regione Lombardia. Abbiamo invitato alcuni primi cittadini di alcuni comuni virtuosi della nostra provincia e che hanno delle grandi potenzialità e delle grandi opportunità di sviluppo sui loro territori e attraverso appunto lo studio e la presentazione di una ricerca commissionata a Scenari Immobiliari, dal titolo Bergamo e i suoi territori, vogliamo proprio mettere in evidenza quali sono le opportunità del nostro territorio in termini di rigenerazione urbana, riqualificazione del patrimonio edilizio, sviluppo dell'edilizia anche industriale all'interno del nostro territorio. Quindi una mappatura di tutte le potenzialità. Qual è l'elemento fondamentale che risulta da questa ricerca? Da questa ricerca risulta che le infrastrutture, investire in infrastrutture è fondamentale, è l'elemento cruciale che può dare vita poi a tutte queste opportunità di investimento. E soprattutto abbiamo visto come le priorità per il nostro territorio siano le seguenti. Allora, da una parte uno sviluppo viabilistico che colleghi la parte nord della nostra provincia con la parte sud, quindi collegamenti delle valli al capoluogo e del capoluogo alla bassa bergamasca. Dall'altro un potenziamento delle infrastrutture ferroviarie tra Bergamo e Milano e un prolungamento della linea ferroviaria fino che da Bergamo porta appunto all'aeroporto. Oltre a questi abbiamo quindi i collegamenti stradali, i collegamenti viabilistici tra le due grandi arterie che solcano la nostra provincia, che sono la 4 Torino-Trieste e la 35 Brebemi. A valle di questo cosa abbiamo deciso? Abbiamo deciso di invitare alcuni primi cittadini, alcuni sindaci del nostro territorio, in particolare San Pellegrino, Seriate, Treviglio e Capriate, oltre ovviamente al sindaco del comune di Bergamo, proprio per discutere con loro quali sono le opportunità del nostro territorio e dei loro territori in particolare e quali le esigenze, di cui anche loro necessitano. Su tutto questo è fondamentale un coordinamento della provincia, quindi strategico è il piano territoriale di coordinamento provinciale, lo strumento principe di programmazione del nostro territorio che può raccogliere tutte queste istanze con una pianificazione ordinata.